Amici di Fano TV, bentrovati. Questo è il primo di una serie di speciali in cui abbiamo il piacere di ritrovare i circoli ricreativi fanesi. Ritornano protagonisti con l'allegria, con la voglia di fare, con la voglia anche di farsi conoscere. L'appuntamento quindi è nelle cucine, si ritorna a parlare di ricette e a conoscerne di nuove, come abbiamo già fatto in precedenza con i dolci di Carnevale. Oggi siamo nelle cucine della sede del circolo ricreativo Anni d'Oro e siamo qui per ospitare le signore di un altro circolo ricreativo, ovvero Cicogna, e abbiamo la signora Marzia e la signora Elisabetta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi siamo pronte con la ricetta. Si tratta questa volta di preparare dei primi piatti e oggi andiamo con gnocchi all'acqua. Esatto. Allora, per preparare questi gnocchi servono carne macinata ed una salsiccia, quindi macinato di magro o macinato misto? Magro. Magro. Poi salsa di pomodoro, sì, o polpa, come sì, più vi piace, un trito di verdure, il classico battuto, quindi sedano, carota e cipolla, olio extravergine di oliva e farina 00 o 10 soltanto? 00. Per gli gnocchi. Per gli gnocchi, gnocchi all'acqua. Allora, manca l'acqua, perché l'acqua che dovremo aggiungere dove si trova in questo momento? Sul fuoco. Perché come abbiamo detto prima, come deve essere quest'acqua? Deve, noi dicevamo così, deve spannare l'acqua, le bollicine, non deve bollire. Quindi un attimo prima del bollore dell'acqua, l'acqua è pronta per la preparazione di questi gnocchi. Vogliamo indicativamente dare anche un po' le quantità per capire quanti gnocchi allora, possiamo... Allora, per quattro persone, sì, mezzo chilo di farina e 400 mg di acqua. Un pochino di sale, anche un pochino di sale. Quindi il sale a sentimento. Sì. Il sale a sentimento. Possiamo iniziare a preparare questa ricetta povera che risale, insomma, un piatto povero però gustoso. Sì, che risale... Diciamo. A quale periodo? Quali anni? 60, 50, 60, anche 50, prima, 60. Anche prima. Allora, noi ci siamo, la nostra acqua è pronta, andiamo a preparare gli gnocchi all'acqua. Andiamo a vedere allora la preparazione di questi gnocchi all'acqua. Noi solitamente siamo abituati a quelli di patate, oggi li facciamo all'acqua, semplici ma gustosi. Allora, la nostra farina la versiamo in un recipiente, oppure si può lavorare anche direttamente sulla spianatoia, Elisabetta, dopo, vero? Dopo. Ok. Poi aggiungiamo un pizzico di sale. Ok. E l'acqua che non ha raggiunto l'ebollizione, ma l'attimo prima. Esatto. Quindi versiamo quest'acqua e iniziamo a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Nel frattempo le brave casalinghe avranno già preparato il ragù con gli ingredienti che abbiamo visto prima, quindi il battuto con sì, l'olio extravergine d'oliva, al quale naturalmente avremo aggiunto la carne e poi la salsa di pomodoro. E sì, quanto bolle il tuo ragù? Perché sai, le mie nonne facevano un ragù più bolle e il ragù più bolle più è buono. Ecco perché le nonne iniziavano alle 7 del mattino e fino alle 13 questo ragù che proprio ci inebriava tutta la casa. Ma le nonne, ma anche le mamme, ecco, sì, diciamo anche di le sì, mamme. Si non lavora meglio, è certo, con le mani. È certo, si impasta, deve venire un impasto liscio ed omogeneo. Ma parliamo anche del circolo ricreativo Cicogna, che esattamente si trova dove? A Fano? Bellocchi. A Bellocchi. E quali sono le attività principali di questo circolo, Elisabetta? Si fa un po' di tutto. Giochiamo a carte, la cosa principale è giocare a carte. I famosi tornei di burraco che vanno tanto di moda, da no? Da noi il burraco no. No, briscola, sì, tresette e sì, scopone. Bene, e come presenze femminili, insomma, quante sono le quote rosa? Sì, sì, sono più rosa che ne azzurri. Ecco, quindi le signore la fanno da padrona. Esatto. Allora, un po' di farina che abbiamo preparato anticipatamente l'abbiamo lasciata da mettere sì, sulla spianatoia per evitare che poi si incolli l'impasto, che adesso inizieremo a lavorare energicamente. Quindi immagino che vi ritroverete spesso anche per fare dei pranzi o sì, sì, sì. Adesso sì, che abbiamo ripreso un po', ecco, la normalità di esatto, tutte le nostre attività. Avete già fatto programmi per, diciamo, da qui a Capodanno, visto che l'anno... Sì, adesso al 21 abbiamo il pranzo del baccalà. Oh, che bontà! E chi lo prepara? ma che domande!
Allora, il baccalà arrosto, il baccalà in umido. Facciamo tutta base di baccalà. Bene. Facciamo le chitarine al baccalà, sì. Baccalà in umido, sì. E baccalà arrosto. Mamma mia, ma io dico, perché ci sono tante ricette, no, che riguardano gli gnocchi. Quella tradizionale è lo gnocco alle patate, no? Quindi, sì. O di patate, quindi patate... Questo è più povero. Questo è più povero. Questo è più povero, però, insomma, diventa arricchito dal ragù. Dal ragù. Ecco. Quindi la preparazione è molto semplice, il costo, diciamo, è anche contenuto, perché gli ingredienti sono poveri, ecco, a partire la ricchezza del ragù. Allora, questo è un piatto che si può preparare anche all'ultimo minuto, se uno ha già il ragù pronto, perché ci vuole è un piatto veloce, un piatto è un veloce. Piatto molto veloce. E quale forma daremo a questi gnocchi? La classica forma tradizionale, perciò si tagliano tutti a dadini e poi si fa l'incavo con le due dita. Esatto. Ma vedi esatto, che lo so. Esatto. Quindi si fa l'incavo facendo roteare le falangette dell'indice e del medio, così la nonna mi ha insegnato. Allora, ecco, questa è arte, cioè la velocità con cui si utilizzano gli attrezzi in cucina è arte. E poi nella cucina ci va tanto cuore, vero? Tanto sentimento. Allora, facciamo vedere come facciamo. Così. Ecco qua. E gli si dà la classica forma. Scavatura, non... Una piccola scavatura veloce. E questo è anche un modo poi per coinvolgere anche il resto della famiglia quando esatto, si cucina a specialmente casa. Anche i bambini. I bambini ce ne vanno matti con queste... È il lavoro di loro. Assolutamente. Poi già da piccoli gli insegniamo il buon cibo e anche un po' di tradizioni, anche un modo, no, per trascorrere tempo con loro. Gnocchi all'acqua pronti, acqua in ebollizione, andiamo in questo momento ad aggiungere il sale. Allora, procediamo, mettiamo il sale nell'acqua in ebollizione e dopodiché verseremo i nostri gnocchi e il tempo di cottura, Elisabetta, perché solitamente appena che si vengono a galla sono pronti, quindi insomma il tempo è davvero breve. Li buttiamo direttamente nella pentola e attendiamo che ritornino a galla. Ma il presidente o la presidente del circolo ricreativo Cicogna è un uomo o una donna? È un uomo. È un uomo, va bene. Si chiama Montanari Corrado. E lo salutiamo, e lo salutiamo. Ma chi volesse unirsi a questo vostro circolo, insomma, ci sono delle modalità di contatto? Come si fa ad aggregarsi, a far parte? Basta venire su, far la tessera. Va bene. È semplice. Va bene. Allora, noi abbiamo gli gnocchi quasi pronti, il tempo che riemergano e poi saranno pronti per essere saltati direttamente in padella con il ragù che abbiamo precedentemente preparato. Nel frattempo abbiamo scolato i nostri gnocchi, li abbiamo messi in una pentola, quindi si aggiunge grana padano, sì, o parmigiano reggiano a piacimento e il ragù. Altro giro poi sul gas, vengono ripassati di nuovo sul fuoco. Sì. Mamma mia, che profumino! E a vedersi sembrano proprio gli gnocchi tradizionali. Ecco, se io non sapessi questa ricetta direi che sono degli gnocchi anche alle patate. Poi dopo il sapore che leggermente cambia. E quindi questo possono mangiarlo tutti quanti, insomma, un piatto facilmente digeribile. È molto digeribile. Ed eccoli qua, i nostri gnocchi all'acqua, al ragù di carne, pronti per essere impiattati. Siamo pronti ad impiattare, andiamo subito a trasferire gli gnocchi dalla pentola nel piatto di portata. Le tue porzioni solitamente a casa come sono? Abbondanti? Sì. Sei generosa? Sì. Sono veramente anche troppo generosa. Ma poi dopo i tuoi commensali fanno anche il bis? Anche, quindi vuol dire che gradiscono. Hanno un aspetto meraviglioso, ricordando che il grana padano lo abbiamo già messo prima dell'aggiunta del ragù, però aggiungiamo anche dopo un pochino, ecco, a piacere, evidentemente a te piacciono belli saporiti. Eccoli qua. E poi
Una ricettina antispreco, gli gnocchi avanzati possono essere messi in una pirofila ed infornati con un po' di besciamella o balsamella, non so come la chiamate, perché insomma in varie parti d'Italia poi ognuno le dà un nome diverso, e gratinati al forno. Ed eccoli qua, i nostri gnocchi d'acqua, piatto povero ma ricco, al ragù sono pronti. Okay. Io allora ringrazio le amiche del Circolo Ricreativo Cicogna. E ci rivedremo nel vostro circolo magari a mangiarli dal vivo, oltre agli appuntamenti con il baccalà e tutto il resto, va bene? Noi siamo pronti, buon appetito e ci vediamo la prossima puntata!